di algo tempo che devi fare? 50 sarà? A 47, onesto. Bam, lacerazione con Garchomp, ma che gli devo levare? Perché non ti adoperi dentro la mia golosa Pokéball? È molto calda. Si sta tranquilli nella mia Pokéball. È una Pokéball sublime. Falchi è molto più bello di Dialga. Me ne vado proprio su. No, non è vero. Dialga è più bello di Palkia. Però lo sai come mi piace. Dentro la mia palla. Sinistra. Martial. No, Martial, no! Succhiami col... gli altri del loro futuro, del loro mondo. Delirante. Mi spieghi com'è possibile che non posso usare volo qui? Sto letteralmente tra le nuvole. Qua si può usare volo, sì. Vabbè, no. Allora, dobbiamo scendere. Dai, scendiamo. Che palestra è questa? Elettro. Elettro... vado di Garciompo. Terremoto Simulator. Ma solo lui c'ho, però. Ah, è vero, vediamo come ci segue Dialga. Erfio. Pare il cannon minion di League of Legends, pare. Qua non ci sono stato, mi pare. Mi sa che non ci sono proprio minimamente mai stato. In realtà io sarebbero da batte questi. Mi fai vedere... mi fai vedere questi tizi che Pokémon che hanno, giusto per capire. Ok, Luxray già prima, fammi vedere. Non mi dici che c'hanno 6 Magikarp. Te prego, non 6 Magikarp. Ok, 3 Pokémon. Livelli dovrebbero stare belli alti, così almeno magari farmo un altro po', perché in realtà non sto benissimo a farm. Non sto benissimo a livelli. Cioè, sto bene, però potrebbe andare meglio, secondo me. 41, ottimo. C'era 3 Gyarados, sì, mi sa di sì. L'ha fatti evolve. 6 Magikarp sono diventati 3 Gyarados, sì, vediamo. Impazzisco, impazzisco, lo dico. Non ci voglio credere. Sono davvero diventati 3 Gyarados, raga. Oh, 1400 a Luxray, a tutti gli altri più o meno sui 700 così, una crema. Oh, palla ombra, mo sì che iniziamo a ragionare, palla ombra, sì. Via dal cazzo pugno ombra, che è una merda. Propulsore è buona, via dal cazzo pugno ombra, che non ci faccio niente, sì, su Gengar. Vai. Palla ombra di Gengar, iconica. Il grande Remoraid. Che schifo, 300 di exp, era meglio un altro Gyarados, mortacci tua. Ma? Ma perché questo è l'allenatore dentro la casa? Mozzicalo. Quanto gli levi? Bravo. Sì, ogni volta che vedo Pikachu morire godo. Batteria quasi scarica. No, pad, non m'abbandonà. Non me morì. Non me morì. Garchomp 51. Che bello il Garchompista, mate. Veramente bello. Mi dispiace, ragazzi. Andrà meglio la prossima, dai. Questo che è? Gara di dimensioni Pokémon. Cercasi Pokémon grandi. Fammi vedere. Pescatore. Vuole un pesce grande. Quanta gente c'è qua? Qui si potrebbe fare da par meno 6 ore. Secondo me qua potrei tornarci in realtà più o meno. Te dirò. Onestamente, al momento non c'ho voglia di fare da contro tutti questi pezzi di merda. Che sta a guardare con questo? Ciao Darwin, quello con... corcoso, col cannocchia. Ma ti pare che c'ha Fibas? Ma ti pare che c'ha Fibas questo coso? Ah, ma perché è un marinaio? Ma è un marinaio? Oh shit. Al 37 Fibas come Pokémon usa azione. Oh shit. Beh, 1000x. 1000x in confronto a Aereo Assalto. Per Forbecco, carino. Andum 48. Gastrodon. È quella merda tipo Lumaca. Esatto. Questa è acqua terra. Non so perché, ma c'avevo come l'impressione. È solo terra o è anche acqua? È solo terra? Allora è un problema. Per il mio Luxray.
mi ricordavo fosse acqua terra, comunque sarebbe stato una merda, quindi. Ah, è acqua terra. Ah, vedi cazzo. Mi ricordavo bene, per una volta nella vita mia mi ricordavo qualcosa. Non so come, non so. Certo, 10% mi stavo detto del boost delle stats. Ovvio. Olè. Tagli una bella acquetta di sale, comunque male un po' che. Ma questo è il Pokémon finale. Per forbecco. No, manca a vive così. Ma che cazzo mi fa il cuoricino? Ma sciottalo, sei morto, coglione. È più forte sto coso di Dialgazi. E ti dice Garchomp perché è bello. Gli fai una bella lacerazione solo per vederlo sgraffignato, porco zio distrutto. Bravo. Guarda lì col moncherino di. Col moncherino di Garchomp. Machoke. Bam, mettigli grande Staraptor, sì. Io non mi ricordavo mica però che Baldealis ci avesse il rinculo. Gengar no, non l'ho mai messo, ma perché oggettivamente al momento è mezzo inutile. Però madonna quanto me levo. Marina, mortacci tua che rompi i coglioni. Glu glu glu, er cazzo glu glu glu. Ti prendesse un colpo. Ma siamo già arrivati? Oh sì, siamo arrivati. Dopo che non sono molto forti riesco a percepirlo. Scusa, ho sbagliato, le prime presentate sono. Mi chiamo Vulcano, sono uno dei Super 4 della Lega Pokémon. Belli sandali, stavo pensando a una cosa che tu capivi però è fagiolo. Si tratta del capolestro di questa città, ha decisamente perso il suo entusiasmo perché ultimamente ci sono stati pochi sfidanti che valesse la pena affrontare se non è così tanto e passa il tempo a ristrutturare la palestra. Poi c'è stato il blackout e di certo non ha aiutato a stare giù di morale. Sai dove voglio arrivare con questo discorso, vero? No. Vorrei che tu gli concedessi una sfida tanto infuocata da poter riaccendere la sua. Ah, ok, vabbè, certo. Vabbè. Ah, devo spaccare. Che problema c'è? Dove sta il centro Pokémon? Si opera, dove cazzo è il centro Pokémon? Moz. Oii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 
Sai che è lui. È lui che sì. Dai, via dentro, via. Dai. C2. Ragazzi, dammi subito 3 euro. No. Lo sai, ultimamente, quando gioco... Da quando mi sono messo a giocare su l'altro... Sull'altra console di Pokémon, non uso più la bicicletta. Mi è proprio passata la roba di usare la bicicletta. Di solito la usavo sempre, invece mo non la uso più. La uso solo quando devo far schiudere grandi uova, uova, uova. Allora, vai, let's go. No, aspetta, aspetta, ho capito, aspetta. Facile fattura. Oh, datemi un secondo, devo un attimo capire. Oh, vai, Garciompo. Fammi vedere se tu sì che vale. Fagli... Distruggili questi sorci. Poverini. Che overkill terremoto a questo Pokémon. Vittoria scolara. Dammi un K, sì, che ho speso 42K di Pokéball. So povero ormai. Vai, il Masseo in campo. Sì, etere ce l'ho, ste. Quindi in realtà è easy. Anche se qui in realtà manco mi conviene a farglielo per dirti. Qui gli faccio un paro di sgranocchi, barbar e via. Eh no. Va bene, iperpozione è volata, dai. Anzi, scureggio. Raga, palestra dei ragazzini poi questa, ma che cazzo. Perfetto. Oh no! Il rocchettaro. Terremoto. Giammo. Gengar 49.
Ma non è che Pikachu lo scoppio pure con sgranocchio? È al 41, frate. Eh sì, eh. Scoppiabile, scoppiabile. Ah, mortacci mia statico. Switchaglielo. Mettigli il grande Andoom. Secondo voi Andoom lo sciotta con lanciafiamme? Secondo me sì, vediamo. Ma... te dirò. Ok, qua ci sarà la parte più tosta. Vediamo un po'. No. No. Invece sì, perché devo fare la devo passare da là sotto, ok. Ah, raga, ma non mi dite che questo mi ha body bloccato. Ah, ok, ok. Ho visto essere avvicinato verso di me. Wow! Attacco rapido. Annichilito. Oh, buono, 1800 dex. No, no, ok, ero già uscito, ok. Boom. Che belli sti capelli verdi. Bella sgranocchiata. Una bella sgranocchiata, mate. Garchomp 52. Madonna, Andoom fossa. Che schifo. Gliela levo lacerazione, che dite? O gliela lascio? Ma a me sta proprio sul cazzo fossa, però. In realtà non è male. In realtà è buona. Però pure lacerazione per memare. 10 pp su terremoto sono un po' una merda, sono d'accordo. Però fossa mi sta sul cazzo. Dura due turni e mi rompe i coglioni, mi rompe. Anche perché io credo che gli vorrei levare... prima o poi gli voglio levare sgranocchio, perché... cioè, oggettivamente sgranocchio sul Garchomp è abbastanza useless per una seconda mossa drago. E... Frana è forte, bravo. Frana sarebbe molto meglio. Vabbè, a sto punto però ti dico la verità. A sto punto sti cazzi, lacerazione gliela levo dai coglioni. Magari può essere utile per sta palestra, boh. E via, gli metto fossa. Tanto poi lacerazione avrebbe preso comunque il volo in modo o nell'altro. Vedi, però adesso e dille a questi qua gli famo fossa. Ma porco zio, porco. Cazzo di statico di merda di Pikachu, rompe i coglioni. Tipo io adesso potrei distruggere questi qua usando solo fossa, per dire. E poi al capo palestra invece lo distruggo di terremoto. E GG. Tanto me basterebbero le mosse. Si fa moglie così, va. Bibarel. E Bibarel che cazzo è? Acqua normale. Che gli metto? Gli metto Luxray, gli metto. Che cazzo gli devo mettere? Vabbè, mettiamogli l'uccello. Tanto lo dovrei distruggere. Eh sì. Luxray 54. Bella per chitarrista. Zap. Ah. Sì. Ah. Ah. Facile, vai. No, lotte noiose, eh. Mo ci prendi un cazzo quadrato, che ne pensi? Raichu. Ma c'è poco da ridere. Terremoto. Come se permette attaccarmi prima con sé. Godo. Magliate un'altra bacca. Se non, grazie del Prime, bello mio. Gengar 50, 54 Staraptor, ottimo. Anche solo te Andoom, quanto sei lento. Octillery. Chi cazzo è Octillery? Teniamo Garchomp. Che schifo! Ma è acqua questa merda? A sgranocchio fa tentennà?
Mi sa che tocca rianima pure quel coglione. Mi sa che tocca pure rianima quel coglione, tocca. Ma che bait è che questo qui è? Palestra elettro col Pokémon d'acqua. Continua a lottare. Questo non è elettro. Ma che Pokémon è? Un normale? Che cos'è questa merda? Lotta normale. Ma secondo me lo sciotto pure con scintille e roba del genere. Infatti. Inutile pure stare anima Garchomp, te lo dico io. Ah, solo normale, ok. Vabbè. Ah, oh, Luxray contro Luxray. Ottimo. Ecco, qui Garchomp mi serviva, ad esempio. Però a sto punto gli posso piazzare dentro... Ah, sì. Gli si mette dentro the one and only. Andoom. Eh sì, non prende exp, purtroppo, sì. Sta in guardia, ora tiro fuori il mio asso nella manica. No, frate, non ti preoccupare, ci pensa Andoom, fidate. Il cane più bello. Che livello ce l'hai? 49 contro 49. Ripiccazzi. Bam. No, che se magna sto coglione? Mamma mia, Andoom, stai diventando un Pokémon. Fagli un rogodenti e fallo tentennare, per favore. Non ha tentennato, non te fa paralizzando. Assurdo, questo non l'avevo previsto. Andoom, è più veloce, ripicca. Let's go. Let's go. K di exp per Andoom, che se porta a casa il 50. Il cane più bello è il mio. Mi hai battuto. Ho percepito il tuo ardore e la passione rovente. Roba da brividi. Prego, 6K dei iene, buoni. Ottimi. Grazie. Dammi sta medaglia, va. Thank. La medaglia faro da Corrado. Grande Corrado. Perfetto. I bolli. Tipo devi tenere questi, ecco. MT57, che mi offri? Raggio scossa. Che cazzo è?